strepitosa. Questa è la pasta che ti godi di più in estate. Che poi estate, cioè la potete mangiare quando volete, ovviamente. Mettiamo in chiaro una cosa. Io ho sempre adorato la pasta al limone. Mi è sempre piaciuta, ok? Però questa pasta al limone è super. Cioè, voi direte per forza lui porta acqua al suo mulino, però ve lo posso assicurare, se devo trovare un aggettivo io la definirei interessante, perché abbiamo degli elementi che giocano assieme. Cioè, quando tu assapori questa pasta senti la freschezza, la sapidità, che non è data però dal formaggio, perché secondo me il limone, se il formaggio non c'è, viene ancora più esaltato. Però nonostante noi abbiamo esaltato il limone e la freschezza, riusciamo anche ad abbinarci qualcosa di sapido, di giocoso, e quando addentate questa pasta è la fine del mondo, ve lo assicuro. Quindi oggi una pasta facilissima, economica e che si prepara in un lampo. Non mettiamo panna, non mettiamo formaggio, però una parte dolcina del burro sì, ci sta. Una noce, ok? Non preoccupatevi per quanto riguarda i grassi, oddio che grasso il burro, alla fine le calorie del burro e dell'olio sono le stesse. Se volete potete mettere l'olio, però secondo me col burro è top. Quindi burro in padella, almeno il succo di un limone, scorza di limone dentro, la possiamo mettere già un pochino adesso, la possiamo mettere solo dopo, la possiamo mettere quando ci capita. Prendiamo poi la pasta, la facciamo risottare direttamente in padella, quindi no raga, non la facciamo cucinare nella pentola con l'acqua bollente salata come si fa di solito. Rilascerà l'amido di cottura, si formerà una bellissima cremina man mano che la pasta cuoce, e noi siamo contenti perché non aggiungeremo né altri grassi, né formaggio, né altre cose, né pan, né altri leganti. Ovviamente man mano che la pasta risotta dovremo aggiungere dell'acqua, perché dovremo continuare a cuocerla fino a quando risulterà al dente. Dovremo metterci del pepe, dovremmo aggiungere ancora un po' di succo di limone, se manca una parte ancora agrumata di limone, ancora un po' di scorza di limone, il sale. E poi, questo è un grande consiglio che vi voglio dare perché ci sta veramente bene sia col limone che con la pannatura aromatizzata che metteremo poi sopra, la menta, che però non mettiamo tritata perché risulterebbe troppo invadente, ma facciamo una sorta di infusione con delle foglie di menta verso la fine di cottura. Prendiamo delle foglie, le mettiamo nella pasta per un minuto e mezzo, due, le lasciamo in infusione proprio assieme alla pasta e poi le togliamo. Sentirete che la pasta avrà preso una freschezza in più, però senza far perdere il sapore del limone. A fine cottura la pasta, che può essere, come potete notare, pasta lunga o pasta corta, deve, io vi consiglio la lunga in realtà, deve scorrere, deve essere molto morbida, molto cremosa, e se potete metteteci una nocciolina di burro e fatela, cioè come se faceste il risotto proprio, spegnete la fiamma, mescolate bene, aggiungete un po' di acqua di cottura se serve, è pronta. Vi racconto come si fa a fare questa pannatura spettacolare, che sopra alla pasta regalerà, come vi ho detto, sapidità e qualcosa in più, è la ciliegina sulla torta, letteralmente. Quindi prendiamo del pane, possibilmente non troppo secco, perché così non si sbriciola troppo nel mixer. Lo tagliate a pezzi oppure lo spezzettate, lo mettete in un mixer assieme ai capperi, che con il limone e la menta sono la vita. Iniziamo a frullare molto bene fino a quando otteniamo dei fiocchi di pane, e poi li facciamo tostare con dell'olio in padella. Possibilmente, per farvi furbi, utilizzate la stessa padella che userete poi dopo per cucinare la pasta. Quindi, per impiattare, un pochino di pane sopra, scorza di limone, se volete un po' di pepe, e poi questa ve la gustate ed è una vera poesia. Quindi io sono arrivato con questa pasta molto semplice, spero tantissimo che vi sia piaciuta. Ovviamente io vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Se provate a fare questa ricetta, mi raccomando, taggatemi su Instagram, su Facebook, cioè dove volete, poi sostenete anche il video, mi raccomando, condividendolo con i vostri amiconi, se volete stimolarli a fare questa pasta e magari farvela preparare, perché non sempre dobbiamo cucinare noi. Qua oppure qua sotto iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti, per letteralmente sostenermi, e se cliccate la campanella rimanete anche aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. E noi ci vediamo alla prossima. Buona spaghettata a tutti quanti, veramente raga, questa pasta è qualcosa di strepitoso, ve l'ho già spiegato, anche se è fredda, veramente buona. Ovviamente questa la mangio tutta io, un po' ingrattato.